Sono in compagnia di Zaccaria, un cittadino di origine algerina che vive però qui a Napoli da ben 25 anni e proprio da lui vogliamo appunto sapere quali sono le impressioni e quali sono state le sensazioni che hanno attraversato, quando hai saputo della terribile strage di Parigi. Innanzitutto io almeno condanniamo questo atto terribile che contro la libertà e la libertà di espressione. E a me mi dispiace che in nome della nostra religione, in nome di Allah, ammazzano le persone così. E quindi se ogni volta un giornale o qualcuno fa una vignetta, qualcosa che comunque volendo colpire la religione musulmana o no, andiamo a ammazzarlo qui, se non finisce mai questa cosa qui. E poi secondo me, io ho seguito un po' questa cosa intenzione, che quelli che hanno compiuto queste cose in Francia, insomma, alla fine hanno adottato la ideologia del califfato, che comunque sono persone, sono cittadini francesi, e alla fine che uno sta a casa sua tramite Facebook, cioè adotta la ideologia di uno che non lo conosco neanche, che questa persona mette con califfato e andare a fare una strada del genere nel nome dell'Islam, questa cosa non esiste proprio. E poi questa cosa qui dobbiamo pur chiedere le conseguenze di queste cose qui, perché non sarò diciamo pessimista, però non lo so, non penso che finisce qui, che comunque la conseguenza della politica estera dei paesi occidentali è disastrosa. Quindi preferisco magari più là, pensano che tutti quanti diciamo Gesù in Siria, Gesù in Iraq, sono tantissime cose che non vanno bene e per cui queste cose aumentano l'odio verso l'Occidente e succedono questi incidenti in Francia, in Germania, magari spero di no in Italia, però il problema è quello, che la politica estera è molto sbagliata. Per cui, quindi richiedi appunto, questo è solo magari la goccia che ha fatto traboccare il vaso, comunque di una situazione che è su più ampio raggio richiederebbe interventi più mirati. Sì, secondo me è questo fatto proprio di scegliere questi giornalisti, secondo me è un fatto proprio preciso per attirare l'attenzione della Francia. Abbiamo visto 50 presidenti di tutto il mondo, una sola giornata che era mai scesi in piazza. In piazza, che io da 43 anni non ho mai visto una cosa del genere, quindi hanno colpito il punto. Per attirare l'attenzione, guardate, ci sembra qualcuno che è pazzo, qualcuno che comunque per nome dell'Islam fa queste cose, quindi attenti, guardate bene le cose, perché purtroppo la politica internazionale quando doveva intervenire non interverrà mai, quando non doveva intervenire intervenga, e quindi le conseguenze succedono queste cose. Io spero, se loro non fanno una riflessione su questa politica estera, io penso che non è la prima e la seconda, ci saranno secondo me purtroppo altri atti, e spero di no, spero che mi sbaglio, però la storia si è insegnata così, quindi è come un malato di cancro o di AIDS, invece di curarlo no, lo diamo l'aurina, l'aspirina, ma il cancro sta lì, cioè il cancro si sa, in Medio Oriente, in Iraq, in Siria, in queste zone qui, in Afghanistan, cioè dobbiamo agire più nel merito delle questioni, e secondo me solo lì puoi evitare il terrorismo. E poi onestamente, sapore il terrorismo di Stato, terrorismo di Israele, terrorismo, l'assassinio di bambini e di donne a Gaza, più di 2.000-3.000 bambini e donne, insomma, è tutto un casino, quindi dovrei riflettere bene sulla politica estera di questo mondo, se no non andrà da nessuna parte. Questo è. Grazie del tuo intervento.